Dopo aver debuttato accanto a grandi nomi della televisione come Pippo Baudo e Corrado, Tullio Solenghi è salito alla ribalta negli anni Ottanta insieme a Massimo Lopez e Anna Marchesini, con i quali ha fondato il trio. Il gruppo comico ha raggiunto l'apice della popolarità prima del 1994, quando i tre attori hanno annunciato lo scioglimento del trio per intraprendere carriere da solisti. Tullio è tornato a teatro. Si è dedicato alle fiction e alla televisione, partecipando a programmi come Tale e Quale Show e Ballando con le Stelle. Al suo fianco a sostenere ogni suo progetto c'è sempre stata la moglie Laura Fiandra, con cui è sposato dal 1974. Laura Fiandra, nata a Gorizia nel 1949, è una chef crudista, impegnata nella diffusione del veganismo attraverso laboratori di cucina, eventi e pubblicazioni di libri di ricette. Laura e Tullio hanno due figlie, Margherita e Alice, nate rispettivamente nel 1982 e nel 1984. Dopo aver cercato a lungo di diventare genitori senza successo, la coppia ha deciso di adottare una bambina peruviana. Ma poco prima del viaggio per l'adozione, Laura è rimasta incinta di Margherita. Il legame tra Tullio Solenghi e Laura Fiandra è stato fondamentale per affrontare le sfide della vita, comprese le emicranie ereditarie di Tullio, che lo hanno spinto a intraprendere una dieta vegana. La coppia ha festeggiato nel 2024 i loro 50 anni di matrimonio, dimostrando la solidità del loro legame. La storia di Tullio Solenghi e Laura Fiandra è un esempio di amore, sacrificio e sostegno reciproco, che ha superato le difficoltà e ha portato alla realizzazione.